Il giocatore è sottoposto ad un traino con banda elastica gestito da un compagno. Si arresta in palleggio su ciascun cono, entra in posizione di guardia con mano esterna, cambia in posizione di guardia con mano interna e attacca il cono successivo cercando di uscire in maniera diretta e quanto più possibile rettilinea nella direzione del cono stesso. Importante è anche l'aspetto di decelerazione ed accelerazione, dove l'effetto della banda elastica aiuta il giocatore a sentire il proprio controllo del corpo, a sentire la propria gestione dell'equilibrio e quindi ad ottimizzare questi due aspetti in funzione del gesto tecnico.